sfilata, Chiara e Eleonora, ragazze, come vi è sembrato questa sfilata contro la violenza sulle donne? La serata secondo me è fantastica e con Spirito non si sbaglia mai, sono sempre una garanzia e hanno un aria più bello dell'altro, sono sempre male sicure. Quindi sono assolutamente d'accordo con lei, che è una garanzia, la serata è bellissima, Milano è sempre stupenda e con la moda è tutto migliore. Milano Fashion Week 2023, Rebecca e Vittoria, ma è stata veramente una vittoria questa sfilata, ragazze, come è stato il pulso adesso per il finale? È stato molto bello partecipare, sempre bello partecipare a queste sfilate, e, come dire, io mi sento molto onorata di indossare un abito Scan Design, adoro il loro stile e fanno sempre degli abiti da capogiro. E non solo, cioè lo dobbiamo dire, che è un bel connubio, no? Una bella integrazione tra l'Italia e anche l'Africa. Poi avremo modo di conoscere anche i designer in persona. Grazie ragazze. Eccoci qui, siamo al finale di questo Milano Fashion Week 2023. Ce l'abbiamo fatto, vera Mary? Assolutamente sì, grandina. Ma grande voi, guarda, un tocco di colore, una freschezza tra l'Italia e l'Africa, di professione, ma anche di amore. Eccolo qui che ride, beato qua le donne. Ci racconti un po' cosa c'è rappresentato questa sera, sì, perché c'è stata un'influenza pazzesca. È un brand che comunque fa due culture, la cultura italiana, che merita anche l'eleganza, e la cultura ivoriana, si può dire che ha i tessuti colorati e le geometrie dei tessuti stessi. Ed è un connubio, dove utilizziamo praticamente tutti i tessuti ecosostenibili, facciamo abiti da bambino, uomo, donna e aperte qua. Bambino piccolo sì. Fantastico. E ci ha accompagnato durante queste sfilate questa sera una bellissima voce, una scoperta. Sì. E eccola qui tutta fashion, sempre il senso umano. Sì. E raccontati, raccontati. Allora, io sono Amira, sono una cantante che fa musica afropop. È uno stile che sta avendo anche un'ascensione qua in Italia e nulla mi fa piacere di portare e di promuovere la musica africana in Italia, perché è molto importante. Ci sono tanti ragazzi come noi, come me, che sono nati qua, che lo fa da tanto, e secondo me mettere insieme più culture è la cosa più bella, è la ricchezza più bella.